Che cavolo, voglio anche i reali al 40. No, ragazzi, questa tattica si chiamerà tattica Yakidale, si chiama mettere mongolfiere completamente random. Ciao a tutti ragazzi, sono Yakidale e oggi siamo qui nel tredicesimo episodio del Road to Max. Era un po' che non ne facevo uno perché il villaggio più o meno è rimasto lo stesso, abbiamo solo migliorato questa grande torre dello stregone a livello 8 che guardate quanto è bella. E per il resto niente perché si sta ampliando questa caserma nera che non aveva ancora migliorato perché tra 5 giorni e 4 ore avrò i mastini livello 3 e quindi con due caserme nere li faccio molto più in fretta. Ma perché ragazzi sono in questo stato pietoso di crisi senza risorse? E tutto quanto semplicemente per il fatto che sono stato tantissimo in Lega Campioni e lì alla fine non ho fatto molte risorse e invece però ho fatto tante tante mura. Vedete, ho fatto 154 mura a livello 8, 5 mura a livello 9 e quindi ci mancano 91 mura a livello 7, quindi ci vorrà ancora un bel po' di tempo. Veramente ragazzi è una cosa noiosissima fare le mura. Dai, Yaki, sembri depresso. Su con la vita. Oggi quindi faremo due attacchi diciamo tranquilli perché sono ritornato recentemente in tra virgolette farming e quindi iniziamo subito con i nostri bellissimi barbari e bellissimi arcieri. Semplicemente qui attaccheremo per il bonus perché come ben sapete barbari e arcieri sono un esercito molto molto economico e qui in Lega Master 2 se non sbaglio ho un qualcosa tipo 120.000 di bonus, però se troviamo qualche risorsa male non fa. Attacchiamo questo. Sembra facile ma diciamo potrebbe essere un grande trabocchetto. Due fulmini qua. Iniziamo subito a failare, quindi mettiamo un terzo fulmine, poi mettiamo barbari qua sotto con dietro i nostri arcieri che andiamo subito a mettere. E ragazzi, è un po' di tempo che... No, è partito il re, sono scemo. Mamma mia, che schifo. Stavo dicendo, è un po' di tempo che non attacco con barbari arcieri, quindi possiamo veramente fare un fail. No, ragazzi, no, 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 no. Arcieri. Re, 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 re. Bravo, re. Sto attaccando completamente a caso, non ci credo. Ok, 23%. Benissimo. Madonna, che schifo, ragazzi. Adesso mettiamo dei barbari qua sopra, direi, a sto punto, con dietro gli arcieri, così ci prendiamo l'oro e l'elisir almeno. Almeno quello. Disastro, ragazzi. 34%. Bah, regina, barbari e l'ultimo arciere che ci era avanzato. Sì, ce la facciamo, ragazzi. Con un po' di brividi, ma ce la facciamo, spero. Dai, regina. Non fare cavolate, regina, se no veramente mi arrabbio. Ok, 49. Manca un percentuale. Beh, perfetto, perfetto, perfetto. 50% preciso, preciso, però devo buttare via un incantesimo fulmine perché poi avevo in mente di attaccare con mongolfiere sgherri, quindi lo buttiamo tipo sul nero. Come tipo quelli col municipio al 7 che prendono l'elisir nero solo così. Termina battaglia. Un po' di oro l'abbiamo preso, più tutto il bonus. Mi sembra un buon attacco. Chiediamo le truppe e ci gemmiamo le truppe per il prossimo attacco. Non odiatemi se gemmo, ma ripeto, lo faccio semplicemente per voi. Così vi posso portare più attacchi e quindi viene un video molto molto più carino. Tanto ricordo che tutte le gemme che ho le ho prese assolutamente gratis tramite App Bounty. Ci ho fatto anche un video, magari andatelo a vedere qui sotto in descrizione. Ho speso più gemme del previsto. Andiamo a cercare qualcuno da attaccare. Intanto, ragazzi, vi parlo un attimo del video di Minecraft che è uscito in settimana. Ne parlerò meglio sicuramente nel prossimo vlog, non so quando, non so come. Fatto sta che a molti di voi non è piaciuto, quindi io cosa ho detto? Vabbè, continuerò a fare i miei soliti video di Clash of Clans, quindi 3 volte a settimana, più o meno. Però ogni tanto, in un giorno in cui non dovrebbe uscire nessun video, magari ci piazzo un bel video di Minecraft, così per chi lo vuole lo guarda, chi non lo vuole non lo guarda, perché comunque ho visto che ad alcuni di voi mi è piaciuto, a me personalmente piace moltissimo registrarlo e quindi così per variare un po' mi piace come idea. Adesso con le mongolfiere direi che possiamo letteralmente devastare tutti, quindi scegliamoci un bel villaggio con tante tante risorse e failiamo. Il mega inattivo abbiamo trovato, ragazzi, non ci voglio credere. Abbiamo le truppe diciamo per sfondare con mongolfiere sgherri, però possiamo comunque provare a fare tipo come facevo in Lega Campione, quindi distruggere le torri delle arciere esterne e tutte queste cose qua. Anzi, facciamo una cosa proprio totalmente a caso. Mettiamo mongolfiere così,
No, ragazzi, questa tattica si chiamerà tattica Yakidale, si chiama mettere mongolfiere completamente random, con tanto di furie messe altrettanto random e anche sopra tutte le mongolfiere. Ragazzi, questo è stato uno degli attacchi più fighi della storia degli attacchi fighi. E non stiamo neanche andando male, tra l'altro. A caso, eh? Mettiamo, aspettiamo un attimo. Il re barbaro qua. Poi gli facciamo fare tutto il giro del villaggio e quando arriva qua mettiamo anche la regina dietro. Potrebbe essere una buona idea. Ok, attiviamo l'abilità del re barbaro e attiviamo anche la... mettiamo la regina. Molto bene, abbiamo fatto una stella. Adesso ci prendiamo le ultime risorse. Abilità della regina. Non riusciamo a prendere questa miniera perché la regina è stupida. Fulmine! Mi sento Nabo, ragazzi. Due attacchi, due fulmini usato a caso. Va bene, torniamo a casa. Bottino decoroso, oserei dire. Quindi, ragazzi, adesso ci mettiamo a fare due mura. Mamma mia, non ci passa più. Ok. Fatto ciò, io ho sputato tipo 1 litro di saliva nel dire fatto ciò. Fatto ciò, io vi saluto, vi ringrazio, vi ricordo di passare per il mio account Instagram, che siamo quasi a 2000 seguaci. E niente, ragazzi, noi ci vediamo nel prossimo video.